non siamo né di destra e né di sinistra, né centrodestra né centrosinistra, noi siamo sopra! Io mi intrometto, grazie Giulio, grazie Alessandro, grazie Marco, mi intrometto 30 secondi perché adesso ci sarà ovviamente lo spazio per chi si candida a fare il sindaco. Mi intrometto perché? Perché io ho iniziato l'attività con il gruppo Beppe Grillo Trieste nel 2005, agosto 2005. Dopo quasi 10 anni posso dire che per me poter fare il consigliere comunale nella mia città, poter segnalare se c'è un problema su un marciapiede, poter creare un fondo per i comitati dei genitori, per le strutture educative, poter incidere con le azioni amministrative di casa mia è un orgoglio incredibile. Allora, prima Alessandro diceva che siamo orgogliosi di quello che stanno facendo i nostri parlamentari a Roma. Ecco, io sono orgoglioso di fare il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, spero e penso di farlo abbastanza bene. E credo che poter dire che abbiamo più di 10 una dozzina di liste, no, in Friuli Venezia Giulia, e dove i nostri candidati potranno ambire a fare il sindaco, sia una cosa che deve renderci tutti orgogliosi. Quindi adesso ci sarà la presentazione di questi nostri grandissimi candidati. E finalmente entriamo veramente nel cuore di questa serata, con la presentazione dei candidati sindaci rispettivamente del Comune di Tolmezzo, Gemona e Osoppo. Il primo a presentare il programma sarà il capolista Christian Muser per il Comune di Tolmezzo, no? Non importa, non ci sono problemi. Vabbè, insomma, mi ha già presentato, mi chiamo Christian, mi chiamo Matteo Muser, ho 35 anni, sono cittadino e abitato di Tolmezzo, insomma. Vabbè, io non voglio farla lunghissima perché mi sa che sta arrivando un po' il freddo e qualcuno sta soffrendo, io compreso, insomma. Io volevo partire dal fatto che noi siamo semplici cittadini come voi che siete lì in mezzo e purtroppo non condividiamo più il modo di fare politica della destra e della sinistra, non ci troviamo più rappresentati, abbiamo provato a comunicare negli anni passati, abbiamo provato a interagire con gli amministratori comunali, a portare i nostri problemi, ma non siamo mai stati presi in considerazione, siamo sempre stati messi da parte. Quindi la nostra volontà è stata quella di provare ad esporci, provare a fare qualcosa di buono per la nostra città e per il nostro territorio. Quindi ci siamo presi l'impegno di esporci, vogliamo esporci e cercare di rappresentare qualcuno, semplicemente coinvolgendo tutti quanti. Io volevo partire, volevo partire da una canzone, che è la canzone di Caparezza, che cita "Da qui se ne vanno tutti". Ecco, questo sembra quasi l'esempio di Tolmezzo, perché purtroppo da Tolmezzo se ne vanno tutti. Noi abbiamo il grosso problema della caserma Cantore, che ci porterà via 400 militari. 400 militari vuol dire 400 famiglie, 400 famiglie vuol dire 1000 abitanti. 1000 abitanti vuol dire un decimo della popolazione di Tolmezzo, quindi è una cosa un po' tosta, insomma, è il 10% di tutto, perché non se ne vanno solo 1000 persone, se ne andrà il 10% del fatturato della gelateria, se ne andrà il 10% del fatturato di qualsiasi attività, ci sarà il 10% delle case sfitte, ci saranno 1000 contraccolpi sul territorio. Oltre al problema della caserma, noi abbiamo anche il tribunale, ce l'hanno portato via, il commissariato di polizia, abbiamo i nostri amici, sono lì che ci supervisionano, però anche il commissariato di polizia se ne andrà, la guardia di finanza, i carabinieri saranno ridotti, probabilmente ci porteranno via l'agenzia delle entrate, probabilmente ci porteranno via l'INPS e probabilmente il tribunale ce lo taglieranno, non si sa ancora cosa, quanto e perché, però il tribunale in qualche modo verrà ridotto, il nostro punto nascita verrà condiviso probabilmente con San Daniele, perché fa parte della nuova riforma delle aziende sanitarie regionali, quindi bisogna stare attenti perché ogni tanto non si potrà partorire a Tolmezzo, bisognerà correre a San Daniele, perché quindi insomma ci tagliano i servizi, ma il problema è che non ci tagliano solo i servizi,
cioè da qua non se ne vanno solo i servizi, da qua se ne vanno le persone. Io non so quante persone conoscete che se ne sono andate all'estero, non ad Amaro, in un posto qua vicino a Villa Santina, se ne sono andate via proprio dall'Italia. E quello è un problema, perché noi perdiamo le risorse migliori del nostro territorio. Non è, cioè, non se ne sono andate solo le persone più preparate, gli ingegneri, quelli con master, se ne sono andate le persone più intraprendenti, quelle che avevano voglia di mettersi in gioco, di rischiare. Se ne sono andate all'estero, chi in Inghilterra, chi in Germania, chi in Spagna, chi in Australia, chi in Cina. Ovunque, se ne sono scappati, perché qui non avevano la possibilità di crearsi un futuro. E quindi abbiamo perso delle risorse importantissime, abbiamo perso delle risorse fondamentali per il nostro territorio, e probabilmente non torneranno mai più. Molte persone che io conosco hanno fatto famiglia all'estero e torneranno forse per salutare i genitori, vecchi, anziani. E quindi chi rimarrà sul territorio? Forse rimarranno solo degli anziani, avremo gli unici, cioè l'unica cosa che avremo saranno magari case di riposo, private ovviamente, perché i soldi per case di riposo pubbliche probabilmente non ci saranno più. E quindi noi abbiamo un territorio deturpato, abbiamo due articoli della Costituzione, che sono l'articolo 3, che è quello delle pari opportunità, perché tutti devono avere pari opportunità, e abbiamo l'articolo 32, che è l'accesso ai servizi, che però qua sul territorio tolmezzino, carnico, montano non sono rispettati, perché noi paghiamo le tasse, noi del territorio montano paghiamo le tasse come i cittadini, come le persone della città, però quando devono tagliare indiscriminatamente tagliano solo sulla montagna, non ci sentiamo molto rappresentati. E sì che abbiamo l'assessore della montagna, che è anche il presidente della regione, però purtroppo il presidente della regione non si fa molto vedere sul territorio quando ci sono da fare i tagli. Poi vorremmo che fosse un po' più presente, che si confrontasse con noi, con tutti, con i cittadini, cioè non può starsene solo con le persone del PD. Vogliamo un confronto. Se dobbiamo incavolarci, dobbiamo incavolarci con qualcuno. Ecco, questa è la differenza, questa sarà una delle differenze che noi porteremo. Noi saremo cittadini come voi, con cui voi potrete interagire. Non ci metteremo sullo scettro, sul trono e vi guarderemo dall'alto in basso, perché il politico deve servire i cittadini, non è il contrario, non è che i cittadini devono servire i politici, insomma. C'è una piccola differenza, però qualcuno probabilmente nel modo di fare politica aveva travisato questo concetto. Quindi la politica di destra e di sinistra noi la lasciamo da parte, perché purtroppo la destra e la sinistra, la destra e la sinistra ora non ci sono più, sono rimaste solamente idee buone e idee meno buone. Quindi questo è il nostro credo principale. Dobbiamo cercare di portare sul territorio, cercare di creare delle condizioni favorevoli per poter fare impresa, per poter fare in modo che i cittadini si fermino. Bisogna cercare di agevolarli. Un modo potrebbe essere, un modo importante qua sul territorio, è l'esempio della SECAB. La SECAB è una cooperativa sociale carnica nata quasi 100 anni fa, che offre ai propri cittadini il costo della bolletta energetica del 30% più basso. Allora, una cosa importante sarebbe mettere assieme tutti i produttori di energia pubblici e privati, e costruire attraverso una rete privata, una smart grid, cercare di fornire a tutti quanti i cittadini un'energia a un costo agevolato. E questa potrebbe essere una prima soluzione. La seconda soluzione: noi abbiamo un ottimo servizio della raccolta differenziata, ma è migliorabile, perché adesso la nostra raccolta differenziata se ne va nella bassa friulana. Noi vorremmo cercare di, prima di tutto, di fare il riciclo totale. Vorremmo fare il riciclo totale e tenere tutti quanti i rifiuti qua sul territorio, perché, attenzione, i rifiuti sono una ricchezza.
bisogna fare il riciclo totale e magari utilizzando gli spazi dismessi che sono su Invinadia, ex inceneritore, o usarlo per fare un luogo dove fare il riciclo totale delle materie di scarto, i rifiuti. Ci sarebbero tantissimi punti, partendo dall'acqua, dal discorso dell'idroelettrico. Noi dobbiamo sfruttare e creare le condizioni favorevoli alle persone per poter stare e fare impresa in modo vantaggioso. Non dobbiamo creare dei disservizi e tagliarli i servizi, quindi abbiamo un po' di idee, cioè ce ne abbiamo tante. Io vorrei parlarvi di mille milioni di cose, vi dico solo due cose. Per cercare di coinvolgere i cittadini avevamo pensato, per Tolmezzo, di fare il bilancio partecipativo. Cosa vuol dire il bilancio partecipativo? Semplicemente parlando con i cittadini, chiedere a loro quali sono le cose che vogliono, quali sono le cose che servono per il territorio. Il politico non può più prendere delle decisioni calate dall'alto e darle ai cittadini, deve semplicemente coinvolgere tutti quanti. Un'altra cosa importante è il referendum deliberativo partecipativo. Provate a immaginarvi cosa sarebbe successo se ci fosse stato il referendum propositivo. Provate a immaginare cosa sarebbe successo se per l'elettrodotto o per Piazza 20 Settembre l'amministrazione comunale avesse adottato questo strumento. Probabilmente non ci sarebbe stata polemica, probabilmente non ci sarebbero stati mille problemi. Semplicemente si chiede e si cercherà di far partecipare attivamente la cittadinanza alle scelte dell'amministrazione comunale. Ecco, questo è il nostro, questa è la nostra priorità. Tutto qui. Io non vado oltre, non volevo parlare specificatamente dei punti del programma, perché se vi interessa qua sotto nel banchetto abbiamo i programmi e vi possiamo spiegare tutto quello che volete. Quindi passo la parola a Marco. Volevo fare un appunto: io non sono un politico navigato, di quelli che parlano in politichese, che sono abituati a raccontarla e quant'altro. Io sono una persona come voi, ovviamente, che non sono scioltissimo, diciamo così, quindi fa strano anche a me stare da questa parte, però credetemi, io ce la metto tutta e ce la metterò tutta per rappresentare tutti voi. Grazie.